Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento di Particle Jukebox. Oggi parleremo di computing, di calcolatori. Io sono Raffaele Tripiccione, professore di fisica teorica all'Università di Ferrara e ricercatore dell'INFN, dove si è svolta gran parte della mia attività scientifica, che ormai ha più di 40 anni di durata. Io sono un fisico teorico e proprio perché ho iniziato a lavorare intorno al 1980, ho vissuto in prima persona, ho cavalcato questa transizione nell'attività del fisico teorico, che 40-50 anni fa era un'attività di sviluppo di matematica fatta, diciamo, con carta penna, a un'attività in cui il contributo dei calcolatori è diventato sempre più importante e direi a questo punto determinante per affinare le capacità di analisi teorica della natura e quindi dei fenomeni fisici. E quindi cercherò di raccontarvi in che modo il calcolatore è venuto a supporto della ricerca in fisica e viceversa, in che modo la ricerca in fisica ha dato una mano allo sviluppo dei calcolatori, contribuendo con delle scoperte scientifiche che poi sono diventate passi tecnologici fondamentali per la realizzazione dei computer che abbiamo tutti i giorni sotto mano. Farò una carrellata in gran parte storica, quindi se volete possiamo dire che questo intervento sarà dal pallottoliere, quindi storia antica, alle prospettive future, quindi al quantum computing di cui oggi, diciamo, si comincia a parlare in maniera significativa. Quindi i calcolatori sanno maneggiare tante cose, ma storicamente sono nati per maneggiare i numeri. Ovviamente, saper controllare bene i numeri serve a tenere traccia in maniera più raffinata, più precisa delle cose del mondo e quindi a saper prendere decisioni più informate, più razionali nelle scelte che dobbiamo tutti fare. Veramente, andiamo indietro nella storia e andiamo indietro di 3.000 anni fa. Siamo in Mesopotamia, una civiltà avanzata per l'epoca e basata sulla pastorizia. E naturalmente i pastori mesopotamici sapevano contare, quindi erano interessati la sera a controllare che le pecore del loro gregge fossero ancora tutte, nessuna si fosse persa. E quindi dovevano contarle. Come facevano? Beh, contavano con le dita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma se le pecore sono più di 10 e le dita del pastore continuano ad essere 10, come si fa? Beh, interessante questa cosa, un pastore mesopotamico sveglio ha avuto questa idea. Proviamo a trovare un modo di contare fino a 60. Come si fa? Si fa così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prima dozzina. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e così via. Capite che con due mani posso contare fino a 60. 60 per l'epoca era quello che oggi i matematici chiamerebbero infinito. Probabilmente nessun pastore mesopotamico aveva più di 60 pecore e quindi aveva fatto uno sviluppo scientifico e tecnologico che aveva avuto una ricaduta, diciamo, sociale e economica importante. Questo è il motivo per cui ancora oggi 60 è un numero importante. Ci sono 60 minuti in un'ora, ci sono 60 secondi in un minuto. Passano gli anni, andiamo nel Medioevo, andiamo a Pisa, c'è Leonardo Fibonacci che ovviamente viveva nell'ambiente della Repubblica Marinara di Pisa, quindi un ambiente dominato dagli interessi commerciali, dagli armatori che portavano le merci a giro per il Mediterraneo, e un armatore di una nave voleva risolvere problemi di questo tipo. Ma io so che per caricare una nave mi servono tre operai per 2 giorni. Ma io ho cinque navi e le devo avere tutte cariche per stasera. Quanti operai mi servono? Se ci pensate un attimo, per risolvere questo problema, oggi si devono usare le frazioni. Tre quarti, quattro quinti, sette ottavi, quel che volete voi. E per risolvere questo tipo di problema, Fibonacci inventò il calcolo delle frazioni, che ora è banale, ma che all'epoca era una innovazione matematica significativa, sempre fatta naturalmente con il cervello umano, perché altri strumenti di calcolo non c'erano.
Andiamo ancora avanti, nel 600, nel 1600, in un'epoca in cui il ragionamento scientifico cominciava a essere capito e adottato, almeno dalle menti più illuminate, c'è stata l'idea di Pascal, che fu il primo a avere quella che era un'idea all'epoca rivoluzionaria. Oggi ci sembra banale, ma all'epoca era nuova. Si potrebbe forse costruire una macchina che esegue le operazioni matematiche che sanno fare gli esseri umani. Come fosse fatta esattamente questa macchina non è chiaro, ma l'idea di principio è nata quella volta. In realtà, nello stesso periodo nacque una cosa molto pratica che era il regolo calcolatore, uno strumento che permetteva, lo vedete nell'immagine, che permetteva di fare moltiplicazioni usando le proprietà dei logaritmi. Il primo, lasciatemi dire, calcolatore praticamente utilizzato, che ha avuto una vita fino a probabilmente 50 anni fa, quando i calcolatori portatili lo hanno soppiantato. Andiamo ancora avanti, l'idea di Pascal c'era, ma non era applicabile. Perché non era applicabile? Diciamo perché le tecnologie che supportassero, perché potessero supportare questa idea, non erano ancora disponibili. Però nell'Ottocento la meccanica fa passi da gigante e un signore in Inghilterra, si chiamava Babbage, ebbe l'idea di provare a costruire un macchinario fatto di ruote, di ingranaggi, che ruotando fra di loro in maniera appropriata avrebbe potuto realizzare un certo numero di operazioni matematiche. Qui vedete una ricostruzione della macchina di Babbage. Si narra che questa struttura fosse così complicata che azionarla era impossibile, diciamo, l'attrito era troppo forte, un essere umano non poteva farla funzionare, quindi si dice che Babbage pensò di collegarla a una macchina a vapore, non se ne fece niente, di nuovo la tecnologia era inadeguata, le idee c'erano, si provava a realizzarle. Qualche volta vanno male, poi vanno bene. È interessante pensare che nello stesso periodo c'è stata un'altra innovazione fondamentale, sempre che è dovuta a una signora questa volta, a Ada Lovelace Byron, diciamo una parente di Lord Byron, che visitando una fabbrica di tessuti in cui voi sapete che un tessuto si ottiene incrociando fra di loro i fili dell'ordito e della trama, e a seconda di come questi si incrociano si possono fare dei pattern nel tessuto che sono esteticamente piacevoli, e siccome l'operazione è difficile, veniva controllata già all'epoca da delle schede perforate che controllavano appunto la disposizione di questi fili. E questa signora ebbe un'idea fondamentale, che disse: ma perché solo i tessuti? Probabilmente si può inventare una macchina universale che esegue qualunque tipo di operazione seguendo una sequenza una sequenza di specifiche operazioni che risolvono uno specifico problema, quello che oggi si chiama il programma del calcolatore. Questo è interessante, che questa idea venne una ragazza, diciamo una signora, diciamo a metà degli anni 800. Siamo ancora in una situazione in cui la tecnologia non supporta quello che si vuole fare. In realtà un passo fondamentale avvenne a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quando la tecnologia elettronica cominciò a soppiantare in tantissimi campi la tecnologia meccanica, quindi permettendo di realizzare strutture estremamente più compatte, efficienti e veloci, e soprattutto, purtroppo, spinta dalle necessità belliche. E quindi, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, forse possiamo dire che iniziarono a delinearsi i primi veri calcolatori elettronici, ancora rudimentali, ma significativi. Vi cito due esempi. Uno è il sistema di decrittazione dei codici cifrati usati dai tedeschi, che venne sviluppato in Inghilterra durante la guerra sotto la guida di Alan Turing. Alan Turing era un geniale matematico che applicò la sua genialità anche appunto a questa operazione di decrittazione dei codici segreti nemici. Quindi gli inglesi riuscivano a
prevedere quello che avrebbero fatto i militari tedeschi, appunto leggendo i messaggi che i tedeschi ritenevano indecifrabili e che quindi venivano decifrati. Qualcuno può aver visto The Imitation Game, un film che c'è stato, un film forse di una decina di anni fa, in cui la parabola scientifica e umana, viene raccontata la parabola scientifica e umana di Alan Turing, che diciamo per il fatto che era gay dopo la guerra è stato drammaticamente perseguitato dal paese che aveva aiutato a salvare dalla minaccia nazista. Questo tipo di analisi di dati, quindi cercare in una massa di dati in gran parte ignota un'informazione nascosta o almeno non evidente, è un pochettino quello che oggi chiameremmo Big Data Artificial Intelligence, quindi il meccanismo che ci permette da una serie di dati non strutturati che nascondono un'informazione che ci è utile, la possibilità di estrarre questa informazione e rendercela direttamente fruibile. Nello stesso periodo, sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente, purtroppo di nuovo, i generali volevano che i cannoni con cui sparavano andassero nel posto giusto, e quindi si svilupparono dei sistemi di calcolo che appunto permettevano di calcolare con maggior precisione di quella che vedete in questo libro del Settecento o giù di lì, le traiettorie dei cannoni. Questo è il prototipo di quello che noi chiameremo il calcolo scientifico, quindi dell'utilizzo di un calcolatore per studiare il funzionamento di un sistema fisico complesso. Quindi quello che si delinea è l'idea del calcolatore universale, uno strumento che sa fare qualunque operazione, purché gli si dica cosa fare e perché le cose che manipola sono i bit, quindi la quantità fondamentale di informazione, può valere 0, può valere 1, che associamo a qualunque tipo di informazione. Con i bit possiamo rappresentare un'immagine, possiamo rappresentare un video, possiamo rappresentare dei numeri, possiamo rappresentare qualunque altra cosa, e quindi il calcolatore paradossalmente sa fare tutto perché maneggia una unica entità con la quale noi possiamo associare a infinite cose diverse che ci possono interessare. Tutto questo è stato supportato da un significativo numero di sviluppi, diciamo, scientifici e poi tecnologici che sono venuti dal mondo della fisica. L'esempio fondamentale è stato il transistor. Il transistor ha reso le dimensioni di qualunque sistema elettronico milioni di volte più piccole di quello che era in precedenza, e la capacità di mettere tanti transistor in un pezzettino di silicio delle dimensioni di un'unghia, quindi lo sviluppo dei circuiti integrati, è stata di nuovo un'altra operazione svolta prima nei laboratori fisici, per cui sia il transistor che il circuito integrato sono stati premiati da premi Nobel, che appunto mettono in luce l'importanza che questa cosa ha avuto per la scienza e per la società. Dopodiché c'è un'altra invenzione, il laser. Il laser non è strettamente legato oggi ai calcolatori, ma è legato alle comunicazioni e quindi a internet. E quindi quello che chi di voi mi sta guardando mi vede perché i bit che rappresentano questa trasmissione hanno viaggiato, sono stati iniettati da un laser in una fibra ottica, e questa fibra ottica è arrivata a casa vostra o vicino a casa vostra, e lì è stata riconvertita nelle immagini che state vedendo. Allora, perché i fisici sono interessati a queste cose? Beh, il linguaggio della fisica è la matematica, questo lo disse esplicitamente Galileo nel 1600, e questo continua a essere vero. Quindi la fisica, in particolare la fisica teorica, definisce dei modelli descritti da equazioni matematiche che permettono, se sappiamo risolverle, di prevedere il comportamento di un sistema fisico che è di nostro interesse. Qual è il problema? Il problema è che la natura conosce, per così dire, la matematica meglio di quanto la conosciamo noi, ovvero non è detto che noi siamo in grado di estrarre dalle nostre equazioni matematiche le soluzioni che ci soddisfano nel descrivere il problema che vogliamo studiare. E allora
Dobbiamo ingegnarci a trovare soluzioni magari approssimate, magari semplificate, a quelle che non sappiamo risolvere in maniera rigorosa. E i calcolatori ci possono aiutare. Però, attenzione, una domanda viene naturale. Abbiamo detto che un calcolatore fa quello che io gli dico di fare tramite un programma. Ma se io non so, ammetto di non saper fare un calcolo, come posso sperare di insegnare a un calcolatore a fare questo stesso calcolo? È una domanda, sembra quello che i fisici chiamerebbero un no-go theorem, una impossibilità di andare avanti. Beh, qual è la risposta? La risposta ve la cerco di spiegarvela con un esempio molto semplice. Vogliamo fare una radice quadrata. Supponiamo, e io non so fare una radice quadrata, supponiamo di fare la radice quadrata di 6. Prendete il vostro calcolatore portatile o il vostro telefonino e scoprite che la radice quadrata di 6 è 2,4494, insomma il numero che vedete davanti a voi. E allora, però, come faccio a calcolarlo? Come ha fatto la calcolatrice a calcolarlo? Beh, ha detto, 2 per 2 fa 4, 3 per 3 fa 9, e quindi vorrà dire che la radice di quadrata di 6 sarà un po' più grande di 2 e un po' più piccola di 3. Allora che faccio? Provo con 2,5. Provo con 2,5 e scopro che 2,5 per 2,5 è un po' più grande di 6. Allora provo con 2,25 e scopro che 2,25 per 2,25 è un po' più piccolo di 6. Allora mi metto nuovamente in mezzo e continuo a raffinare la mia soluzione fino a che non ottengo tutti i numeri che vedete scritti nell'immagine che vedete. Quindi, che cosa ho fatto? Ho scoperto che se non so eseguire un certo tipo di calcolo, posso sostituirlo con la soluzione di un altro calcolo che so fare, che però spesso devo ripetere un numero sterminato di volte. Ecco quindi il trucco fondamentale che da sempre è stato utilizzato per risolvere tramite un calcolatore problemi di tipo matematico che, come si dice analiticamente, non si sanno risolvere. E quindi utilizzando queste tecniche posso studiare il moto dei pianeti, di tutti i pianeti che girano intorno alla Terra, dei satelliti, della stazione spaziale. Posso cercare di capire come gli atomi si aggregano fra di loro a costruire molecole. Magari posso studiare anche molecole di interesse biologico, ad esempio la struttura delle proteine che determina essenzialmente la chiave di tutti i fenomeni biologici che garantiscono la vita, diciamo, di tutte le creature viventi. Posso fare si apre essenzialmente tutto lo scibile. Però attenzione, c'è un ulteriore problema. Talvolta la mole di calcolo che è richiesta per ottenere il risultato che voglio è eccessiva. Ovvero il mio calcolatore potrebbe richiedere una quantità di tempo estremamente lunga, al di là della mia capacità di attesa, per darmi una risposta. Chi ha letto, ad esempio, Guida Galattica per autostoppisti, uno dei libri cult di fantascienza di Douglas Adams, sa che alla fine si scopre che la Terra è in realtà un gigantesco calcolatore che ha lavorato per miliardi di anni per trovare qual era la domanda, la cui risposta era il mitico numero 42. Per chi ha letto il libro questo è tutto chiaro, per chi non ha letto il libro lo invito a leggerlo perché è un'interessante lettura. Allora, se non siamo disposti a aspettare tutta la vita della Terra per ottenere una soluzione a un nostro problema, che possiamo fare? Beh, la risposta è quella che si chiama il calcolo parallelo. Il calcolo parallelo vuol dire una cosa ovvia da un certo punto di vista. Ho un problema troppo grande per farlo risolvere a un solo computer o a una sola persona, lo distribuisco fra tanti computer e tante persone. Ad esempio, se devo riverniciare la facciata di un grattacielo, oppure una nave, posso affidare il lavoro non a un solo verniciatore, ma a 100 o 500 persone diverse, ognuno fa una piccola frazione del lavoro totale. Questo ovviamente si dovrebbe poter fare anche nel mondo del calcolatore. Non è mai stata inizialmente questa un'idea che gli informatici hanno gradito molto, perché non tutte le operazioni possono essere parallelizzate, e quindi
le operazioni matematiche possono essere parallelizzate, quindi questa scelta in qualche modo mina la generalità dell'idea di calcolatori universali. D'altra parte, è anche vero che la struttura fondamentale della fisica, quindi il fatto che le particelle si muovono interagendo fra di loro, ma la loro interazione non può andare più veloce della velocità della luce, quindi ogni particella interagisce prima con quelle più vicine e solo più tardi con quelle più lontane, garantisce che in moltissimi casi le tecniche di calcolo parallelo sono importanti, sono possibili, attuabili con successo nel mondo della fisica teorica. Questo è un contributo che i fisici hanno dato, in particolare i fisici italiani e i fisici italiani dell'INFN hanno dato a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. Qui c'è stato un forte ruolo dei fisici dell'INFN nella direzione di dimostrare che il calcolo parallelo è uno strumento ideale per la fisica teorica. E questo in gran parte è dovuto all'attività di un fisico italiano geniale, che appunto è vissuto nella seconda metà del Novecento, Nicola Cabippo, e quindi ci fermiamo un attimo per una breve biografia di Nicola Cabippo. Oggi parliamo tutti comunemente di cloud, calcolo parallelo, e mi piacerebbe raccontarvi l'inestimabile contributo che un fisico italiano ha dato a tutto questo, e quindi vi racconterò la storia di Nicola Cabippo. Certo, raccontare tutti i suoi contributi alla fisica delle particelle, il modello standard, l'interazione forte, al computing, in una manciata di secondi non è possibile. Però possiamo almeno raccontarvi il suo contributo in ambito informatico. Per parlare del contributo di Cabippo al computing dobbiamo arrivare agli anni Ottanta, quando con il suo gruppo di ricerca studiava le interazioni forti, ovvero quelle che legano i quark e i gluoni all'interno delle particelle a formare ad esempio i neutroni e i protoni che stanno all'interno del nucleo atomico che tutti conosciamo. Le interazioni forti sono tra quelle di cui sappiamo meno, o meglio, di cui abbiamo diverse cose ancora adesso che non sono completamente chiare e soprattutto che non sono trattabili in maniera analitica, ovvero io non posso mettermi lì e scrivere un'equazione e risolverla per capire cosa sta succedendo a livello di quark e gluoni. I fisici, quando non hanno lo strumento matematico per descrivere esattamente quello che accade, ricorrono sempre a delle semplificazioni, e in questo caso si può supporre che lo spazio-tempo in cui agiscono i quark e i gluoni sia esemplificabile con un reticolo, ovvero un insieme ordinato di punti nei quali, attraverso simulazioni numeriche, è possibile descrivere per ciascuno di questi punti del reticolo che cosa accade tra i quark e i gluoni. Ora, chiaramente, più punti mettiamo sul reticolo e più la nostra descrizione potrà essere accurata e descrivere in media quello che succede a livello microscopico. Ma più punti mettete nel reticolo e più dovrete avere un calcolatore potente per calcolare tutti i parametri necessari a riprodurre il risultato della vostra teoria, che poi potrete confrontare con i risultati sperimentali. E negli anni Ottanta la potenza di calcolo non era assolutamente all'altezza del problema fisico richiesto. E quindi Nicola Cabippo, con il suo gruppo di ricerca, progettò un insieme di processori in modo da metterli a lavorare insieme parallelamente e poter avere i risultati dei suoi calcoli fatti da un computer super performante in tempi ragionevoli. Il progetto, chiamato APE dalla contrazione di Array Processor Experiment, produsse nel 1987 il primo prototipo con 16 unità che era capace, pensate, di fare 1 miliardo di operazioni al secondo. L'evoluzione successiva nel 2004, questa volta si chiamava APE Next, poteva fare 7.000 miliardi di operazioni al secondo, quindi un numero esorbitante. Ecco un altro esempio in cui la risoluzione di un problema scientifico porta delle importanti ricadute anche per la società, in questo caso in campo informatico. Dobbiamo dire grazie a Nicola Cabippo.
Bene, quindi abbiamo visto questa breve biografia di Chiara Pedisano di Nicola Cavippo, che ha dato contributi fondamentali alla fisica e anche al calcolo scientifico per la fisica. Quindi avete visto una serie di calcolatori costruiti, progettati, inventati e costruiti in Italia in varie generazioni, che hanno prodotto un team di esperti, diciamo di livello mondiale, che poi hanno svolto attività importanti anche in aree diverse da quelle del calcolo scientifico. Alcune persone che hanno lavorato in APE oggi sono dietro ai sistemi informatici che vengono usati dalle principali società cinematografiche, Disney, Pixar e simili, per le animazioni, diciamo per le animazioni grafiche. E le macchine della categoria APE sono state utilizzate dagli NFN, ma sono state utilizzate da varie università in Francia, in Inghilterra, in Germania, e per alcuni anni sono state commercializzate da una società italo-inglese che si chiamava Alenia Quadrix. E magari ci fermiamo un altro momento per vedere una clip di probabilmente di un qualche telegiornale italiano che raccontava più di 20 anni fa, 25 anni fa, l'avventura di Quadrix. Si chiama Quadrix, è poco più grande di un personal, può fare 1 miliardo di operazioni al secondo con i suoi 16 processori, ma il loro numero può salire fino a 512. Immaginate un esercito di matematici che all'unisono si mettono a fare di conto. Quadrix è prodotto dalla Alenia su un progetto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sviluppato a metà negli anni Ottanta, quando era diretto dall'attuale presidente dell'Enea. Avevamo bisogno di grande potenza di calcolo però per simulare il comportamento dei componenti del nucleo, e l'unica soluzione che abbiamo trovato è stata di costruire il nostro calcolatore. Il progetto che noi chiamavamo AP100 degli NFN è costato circa 13 miliardi, molto meno di quanto sarebbe costato acquistare una macchina di questo tipo. Una piccola osservazione, professor Cavippo parla di 13 miliardi, ovviamente si parla di 13 miliardi di lire, la valuta che c'era fino al 2003 o giù di lì. Diciamo il numero corretto oggi sarebbe dell'ordine di 6-7 milioni di euro, quindi una cifra significativa ma non assolutamente drammatica. Quindi lo sdoganamento del calcolo parallelo per la scienza è che è partito appunto da questa, anche diciamo con il contributo importante di questa attività degli NFN, oggi è essenzialmente utilizzato in tantissimi campi, è stato a livello scientifico, a livello industriale, ad esempio è stato utilizzato nella grafica ad alto livello, è utilizzato nello studio delle strutture molecolari complicate, è studiato nello studio dei sistemi ingegneristici complicati, dello sviluppo del progetto di aeroplani, per esempio. E naturalmente ha un impatto importante anche in questioni che stanno a cuore a tutti noi. Diciamo, per esempio, un certo numero di calcolatori paralleli degli NFN, non più la generazione APE, ma comunque che ne seguono in spirito la struttura, sono stati utilizzati da vari ricercatori italiani per una serie di analisi volte a identificare i principi attivi che sono in grado di bloccare il virus responsabile del Covid-19, e quindi con un impatto estremamente significativo nello sviluppo di medicine che potranno permettere una guarigione più rapida e più sicura a chi purtroppo col Covid-19 ha a che fare. Un'altra cosa interessante è che probabilmente chi ha visto la puntata precedente di Particle Jukebox lo ha sentito, è stata quella del fatto dell'elaborazione di immagini per rendere visibili agli occhi umani i risultati delle analisi fatte con TAC, risonanza magnetica e simili. Qual è il futuro? Il futuro di tutto questo si chiama quantum computing, ovvero il modo di utilizzare la meccanica quantistica, realizzare dei calcolatori che si comportano secondo le regole della meccanica quantistica a scala microscopica, che hanno una particolarità che è difficile da intuire, quindi proviamo a parlarne 2 minuti, che si chiama il principio di sovrapposizione, che è quello che dice che se un sistema quantistico può stare in uno stato
oppure può stare in un altro stato, allora può stare anche nella sovrapposizione, quindi essere contemporaneamente nell'uno o nell'altro stato. Quindi se ho una particella che va verso destra, che può andare verso destra, oppure può andare anche verso sinistra, allora quella particella può andare contemporaneamente sia a destra che a sinistra. E quando la misuro, qualche volta la vedo a destra, qualche volta la vedo a sinistra. Di questo aspetto difficilmente comprensibile se non in una formalizzazione matematica, ma il caso più eclatante, un pochettino chiaramente giocoso o forse, è quello del gatto di Schrödinger, quest'idea del gatto che sta nascosto in una scatola e finché non apriamo la scatola è sia morto che vivo, nel senso che non siamo in grado di decidere se è morto o se è vivo. È chiaramente un esempio limite, diciamo probabilmente poco significativo. Allora, perché questa cosa ha una rilevanza per il computing? Beh, perché abbiamo parlato dei bit, gli oggetti che possono valere 0, oppure possono valere 1 e sui quali possiamo rappresentare numeri, immagini, dati, musica, quello che vogliamo. Un qubit è la variante quantistica di un bit, che poiché può rappresentare 0, oppure può rappresentare 1, può rappresentare anche sia 0 che 1, contemporaneamente. E quindi è una forma diversa ma estrema di parallelismo, nel senso che se io associo dei numeri a una sequenza di bit, beh, ogni sequenza di bit mi rappresenta un diverso numero. Ma se io associo se io utilizzo una sequenza di qubit che possono valere sia 0 che 1 simultaneamente, in qualche modo sto facendo un'operazione tra tutti i numeri possibili o su tutto il subset di numeri che mi interessa. Questo permetterà, perché ancora la tecnologia in questo campo è abbastanza limitata, ma sta crescendo rapidissimamente, permetterà, dicevo, di eseguire tutta una serie di calcoli che oggi sono, anche con tecniche parallele, al di là dell'umana pazienza, nel senso che nessuno sarà in grado di disposto ad aspettare il tempo richiesto. E questo sarà vero nella fisica fondamentale, sarà vero nella fisica applicata, sarà vero anche nella vita di tutti i giorni. Di nuovo, i campi di applicazione più interessanti sono la biologia molecolare, che ci permetterà di capire meglio gli aspetti del funzionamento degli esseri umani. Può anche servire in un contesto molto più economico, nel senso che oggi noi tutti compriamo via internet le cose che vogliamo perché ci affidiamo a sistemi di crittografia, ad esempio dei dati della nostra carta di credito, che riteniamo inaccessibili a chi li volesse, craccare, volesse appropriarsi dei nostri dati. Perché? Perché gli algoritmi di individuazione delle chiavi cifrate adesso sono appunto inattaccabili dai calcolatori classici. Quando ci sarà un calcolatore quantistico, questa cosa invece diventerà gioco da ragazzi, diciamo, non gioco da ragazzi quantistici, mettiamola così, e quindi dovremo trovare metodi nuovi di crittografia. Questo solo per dire che risultati scientifici esotici in realtà prima o poi hanno un impatto, in gran parte spesso positivo, sulla vita umana. Quindi, in conclusione di questa carrellata, cosa vi posso dire? Beh, essenzialmente direi è una questione che va in due direzioni. Da una parte, le idee della fisica, le idee della fisica in generale, le idee della fisica a cui hanno dato un contributo i ricercatori italiani, in particolare i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, hanno dato un contributo significativo a sviluppare nuovi calcolatori o nuove tecniche di calcolo. D'altra parte, lo sviluppo di nuove tecniche di calcolo ha permesso di ottenere informazioni più dettagliate, più accurate sulla realtà fisica a livello microscopico, sulla realtà fisica a livello macroscopico, sulla realtà fisica che condiziona, diciamo, la vita di tutti noi, la biologia. Non ne ho parlato, ma anche in tantissimi altri campi, come la simulazione economica, la simulazione
climatica, la meteorologia e via facendo. Quindi in una serie di contesti in cui che hanno un impatto diretto nella vita di tutti noi. E il futuro premette ulteriori sviluppi in questo campo e sicuramente l'introduzione del computer quantistico sarà un ulteriore punto di svolta in questa direzione su cui stiamo attivamente lavorando e quindi da questo punto di vista aspettateci nell'arco di meno di 10 anni degli sviluppi significativi. Bene, io direi che abbiamo finito e quindi vi ho raccontato quello che mi premeva raccontarvi, spero sia stato di vostro interesse. C'è qualche domanda, posso magari rispondere a qualche domanda, un paio di domande le ho già viste, ovviamente se avete altre domande fatele. Una prima domanda viene da Fabiano, che dice perché i superconduttori devono essere raffreddati quasi allo zero assoluto. Allora, questa domanda sono due domande diverse. Allora, una domanda è perché, che però ha una risposta unica, perché i materiali superconduttori sono superconduttori solo a temperature molto basse? La risposta è che la superconduttività è associata alla realizzazione delle cosiddette coppie di Cooper, che sono degli stati di due elettroni che, non potendo interagire con niente, viaggiano tranquilli senza essere frenati dall'interazione con il reticolo. Dunque, se io però queste coppie di Cooper sono molto legate in maniera molto debole e quindi solo se sono molto fredde possono rimanere in vita per un tempo sufficiente a garantire la superconduttività. In maniera analoga, la domanda è una seconda domanda equivalente, un calcolatore quantistico è fatto di, viene raffreddato a una temperatura criogenica molto vicina allo zero assoluto, semplicemente perché non deve essere influenzato dall'insieme, è un sistema microscopico, costituito ad esempio da una spirale di materiale superconduttore con un'aggiunzione Johnson, comunque deve essere contenuto, schermato dall'interazione con il resto, col mondo macroscopico. E questa è sempre più forte perché questa interazione non deve avvenire e quindi è necessario che la temperatura sia estremamente bassa. Poi abbiamo una domanda di Alessandro che dice i computer quantistici possono essere usati in simulazioni numeriche, ad esempio per problemi di fisica delle alte energie. Quanti qubit sono necessari per svolgere una simulazione utile alla ricerca di base? Allora, la prima domanda, la risposta è sì, i computer quantistici potranno essere usati in simulazioni numeriche, ad esempio per studiare le strutture delle particelle che sono dentro il nucleo atomico, ma anche per operazioni diverse, per esempio per individuare dati fisicamente utili nel contesto di un esperimento di fisica delle alte energie. Potranno quando ci saranno sufficienti qubit a disposizione e in realtà un qubit è un oggetto che ha una capacità di conservare l'informazione enorme, proprio perché il fatto che un qubit può essere contemporaneamente in due stati, 8 qubit rappresentano un numero, ma 8 qubit rappresentano 2 alla 8 numeri diversi, quindi 256 numeri, e con le potenti, e con gli esponenti si va rapidamente avanti. 30 qubit rappresentano 2 alla 30, quindi 1 miliardo di numeri. Quindi bastano anche pochi qubit, una decina, 20, 30, per poter dare già risultati scientifici significativi. Quello però che ancora manca è quello che si chiama il tempo di coerenza, cioè la capacità tecnologica di tenere i qubit schermati dalle influenze esterne per un tempo sufficiente a terminare il calcolo. Questo è oggi il problema fondamentale. Quindi quando Google vi
ma i calcolatori quantistici di Google hanno una cinquantina di qubit, e quelli di IBM analogamente, che sono tanti, sono corrispondenti a 2 alla 5, alla capacità di maneggiare 2 alla 50 numeri, ma ancora non siamo in grado di tenerli isolati dal mondo esterno per completare calcoli significativi, ma questo è dove la tecnologia ci sta portando. Vediamo qualche altra domanda. Con i computer quantistici probabilmente si arriverà a realizzare l'intelligenza artificiale compressa. Questa è una domanda di Gabriele. Quali potrebbero essere le applicazioni? Ad esempio automobili a guida autonoma e i rischi? Assolutamente sì, diciamo, i calcolatori quantistici o probabilmente nei primi anni una collaborazione di calcolatori classici che eseguono tutte le parti tradizionali o lente di un algoritmo complesso e che lasciano al computer quantistico alcuni aspetti specifici. Questi potranno essere usati in tantissimi contesti di intelligenza artificiale, ad esempio per fare il cosiddetto training delle reti neurali, che è l'operazione per cui sottoponiamo una rete neurale, quindi una struttura ispirata alle strutture neuronali, alla struttura del cervello, a tutta una sequenza di esempi dai quali il sistema impara a un'operazione. Ad esempio, facendo due esempi banali, posso far vedere a una rete neurale 100 copie della lettera A, delle lettere dell'alfabeto scritte con la penna da persone con calligrafia diversa, e una rete neurale a questo punto è in grado, data una nuova testo, di capire quali sono le lettere che sono state scritte. Ovviamente i rischi non lo so, è chiaro che ogni tecnologia ha qualche rischio che prima o poi può venire fuori, credo che ancora non dobbiamo preoccuparci del fatto di quello che si legge in qualche libro di fantascienza, che i computer soppianteranno gli esseri umani. Diciamo, non so dire tra 500 anni, ma per il futuro penso che saremo perfettamente in grado di gestire l'interazione sempre più complicata fra uomo e computer, che ci semplifica la vita e che a volte ci pone dei problemi non tanto tecnici quanto di natura etica, che però diciamo, dovremo imparare ad affrontare volta per volta. Affrontare nuovi problemi vuol dire andare avanti, progredire. Dunque, vediamo un attimo. Allora, Pino Silvestre ci chiede: dovendo consigliare un linguaggio di programmazione scientifico, quale consiglia? C, C++, Python, MATLAB o altri? Ma, ogni linguaggio è sviluppato per contesti diversi, quindi ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. È chiaro che oggi va molto di moda, per così dire, Python, che è una specie di giusto equilibrio fra aspetti diversi, fra una facilità di programmazione, una facilità di utilizzo, una possibilità di essere utilizzato in qualunque computer, il fatto che uno può utilizzare un enorme insieme di librerie che qualcun altro ha sviluppato e che molto spesso risolvono il problema che vogliamo risolvere noi. Quindi io considererei oggi, se uno volesse iniziare a programmare, a iniziare con Python, sempre ricordandosi però che non è una toccasana, man mano che uno progredisce avrà problemi specifici e per questi saranno indicati altri programmi. Ora abbiamo Fabiano Notari che ci dice: il qubit ha solo 3 stati, 1, 0, né 1, né 0. Ve ne sono altri? No, la risposta è la seguente. Il qubit può essere contemporaneamente sia 0 che 1. Quindi il né è il termine inesatto della
della domanda. Il qubit può essere contemporaneamente 0 ed essere contemporaneamente 1. Nella sua evoluzione temporale, quindi se volete potete immaginare un calcolo come una sequenza di evoluzioni, un calcolo classico è una sequenza di evoluzioni per cui prendo ad esempio i bit che rappresentano un numero, i bit che rappresentano un altro numero, li mescolo fra di loro e ottengo come risultato la somma di quei due numeri. Con i corrispondenti qubit posso fare in modo che ogni qubit rappresenti sia 0 che 1 con certe ampiezze di probabilità e che quindi rappresenti contemporaneamente tanti numeri insieme. Questi si evolvono fra di loro a produrre, ad esempio, la somma di tutte le possibili combinazioni del primo numero e di tutte le possibili combinazioni dell'altro numero. È un concetto difficile da intuire perché sarebbe, direi che solo con un minimo di matematica è necessario, matematica peraltro non fantascientifica, diciamo matematica dei primi anni dell'università, diciamo, è difficile qui però, come dire, fare proprio in maniera intuitiva, proprio perché è contrario all'intuizione macroscopica. Poi abbiamo Andrea Cisternino, che non so se è l'Andrea Cisternino che io conosco da tanti anni, forse sì, forse no, che ci chiede cosa sta facendo l'Italia nel campo, naturalmente se è Andrea Cisternino, ciao, che ci chiede cosa sta facendo l'Italia nel campo dei computer quantistici. Dunque l'Italia nel campo dei computer quantistici sta facendo ragionevolmente, non sta facendo come altri paesi europei che stanno investendo in maniera coordinata e massiccia in iniziative specifiche nazionali per il quantum computing. Questo sta succedendo in Germania, sta succedendo in Francia, sta succedendo nel Regno Unito. Da noi manca ancora un coordinamento globale, però ci sono un sacco di attività che si svolgono in tante aree. Una è quella dello sviluppo dei componenti quantistici, quindi di oggetti che possono rappresentare fisicamente i qubit. E questi hanno un fallout non solo nella realizzazione dei computer quantistici, ma anche nello sviluppo di rivelatori di particelle. Quindi in particolare l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sta lavorando per applicare le tecnologie quantistiche alla rivelazione delle particelle, ma in altri enti di ricerca italiani invece sono strettamente legati allo sviluppo di componenti per calcolatori quantistici. L'altra area importante è l'algoritmica quantistica, cioè lo sviluppo di programmi adatti ai calcolatori quantistici, che sono spesso molto diversi rispetto a quelli classici, e che quindi su cui c'è bisogno di un grande sforzo. In particolare l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare partecipa a un progetto che si occupa di entrambi gli aspetti, quindi la realizzazione di componenti quantistiche da una parte e la realizzazione di algoritmica quantistica, in collaborazione con Fermilab, non so se qualcuno lo sa, è un laboratorio di ricerca in fisica fondamentale che c'è negli Stati Uniti. È un progetto molto ampio che fa parte del grande sforzo che negli Stati Uniti stanno dando, grande supporto che a livello governativo gli Stati Uniti stanno dando nel campo del quantum computing, e noi siamo l'unico ente non americano, l'unico ente di ricerca non americano che partecipa a questo progetto. Allora, c'è una domanda, diciamo, di un esperto che dice, si chiede, alla fine di un programma per un computer quantistico, come faccio a far decadere lo stato di un qubit alla soluzione fisica che ci interessa una volta effettuati i calcoli? Ecco, la domanda, chiaramente questa domanda è una domanda più tecnica, non l'ho detto, ma evidentemente Alessandro sa che alla fine, quando ho evoluto un sistema quantistico nel tempo, quando ne faccio la misura, ottengo una delle tante possibili soluzioni. Allora, ma potrei ottenerne anche altre. Allora, l'algoritmo quantistico corretto è esattamente quello che massimizza
la probabilità che alla fine dell'algoritmo l'operazione di misura faccia decadere, come dice tra virgolette giustamente Alessandro, lo stato dei miei qubit sulla soluzione fisica che sulla soluzione al problema fisico che mi interessa. È un effetto probabilistico, però posso, data la rapidità del calcolo, la stessa operazione quantistica la ripeto 10 o 50 volte e quindi posso con probabilità che rapidamente diventa certezza ottenere la soluzione che mi interessa. Bene, allora dunque vedo un'altra domanda. Dove possiamo trovare fonti scritte, chiede Federica Martinelli, a cui attingere per approfondire oppure per far leggere agli studenti? Beh, questa domanda ho difficoltà a rispondere perché non credo che esistano panoramiche storico-scientifiche come quelle che ho cercato di raccontare qui. So che sicuramente sulle scienze ultimamente ci sono molti articoli, sono stati negli ultimi mesi un certo numero di articoli significativi che parlavano essenzialmente di quantum computing e di intelligenza artificiale. C'è anche un progetto che sta partendo all'INFN di realizzare delle pagine di museo virtuale che rappresenterà anche, in cui verranno rappresentati alcuni significativi attività svolte dall'INFN e quindi quindi a breve, di qui a qualche mese, dovrebbe cominciare a esserci delle pagine che, ad esempio, sono una specie di museo virtuale dell'avventura di Ape. Dunque, allora, vediamo se ci sono altre domande. Ci chiedono di salutare la seconda D del Liceo Classico Marzolla di Brindisi. Ovviamente contentissimo di salutare tutta la scuola, tutto il Liceo Classico Marzolla, perché sono la seconda D. E dunque, non mi sembra di vedere altre domande, quindi ringrazio tutti per la partecipazione a questo evento di Particle Jukebox. E quindi vi saluto ricordandovi però che il prossimo appuntamento è già previsto per il 4 marzo, sempre alle 11. E il 4 marzo si parlerà di una cosa completamente diversa, della storia della gravità. E della storia della gravità vi parlerà Viviana Fafone, che è la coordinatrice dell'esperimento Virgo, l'esperimento di rivelazione delle onde gravitazionali. Quindi vi invito a ritornare da noi il 4 marzo e quindi vi ringrazio ancora una volta e arrivederci alle prossime edizioni.